Ragazzi, credetemi, io in vita mia ne ho presi tanti in mano, ma così grande e così pesante mai. Questo è un mega power bank da 1200 grammi, il Teclast A60 Pro. Un mostro. Non so voi ragazzi, ma io ormai senza queste power bank non riesco più a vivere. Me ne porto sempre una dietro nello zaino o in automobile, perché avere sempre a disposizione una scorta di energia elettrica per me è indispensabile. E questa Teclast A60 Pro estremizza al massimo questo concetto, in quanto si tratta di una mega power bank da 22.5 watt e ben 57.000 mAh. Dotata di tecnologia Quick Charge 3.0, quindi ricarica super veloce, due ingressi, un micro USB e un Type-C, e ben quattro uscite di ricarica, con cui potrete ricaricare qualsiasi dispositivo voi vogliate. Tutte le uscite sono 5V 2.4A. La USB 2 e 3 in uscita però vanno dai 4.5V 5A fino ai 12V 1.5A. Niente male. Pesa, sì, pesa parecchio, 1200 grammi, potete usarla quasi come un bilanciere. Vabbè, a parte gli scherzi, non è una power bank super portatile, secondo me è una power bank adatta per essere lasciata in un luogo, ad esempio nella nostra automobile o nel camper o dove vogliamo, e con questa possiamo ricaricarci più volte qualsiasi dispositivo, ad esempio il mio smartphone, un Oppo Find X3 Pro, ha una batteria da 4500 mAh. Questo è da 57.000 mAh, quindi quando lui è carico al massimo possiamo ricaricare il mio smartphone per 12 volte e qualcosa, un'enormità. E questo è uno smartphone con una batteria abbastanza grande. È presente anche un display LED frontale che ci andrà a mostrare lo stato di carica residua, richiamabile tramite questo tastino posto nella parte laterale. E a parte questo, il design si presenta molto molto bene, con queste scritte in giapponese, credo, aiutatemi voi nei commenti, insomma davvero molto carina. Il funzionamento della ricarica, beh, è quello classico di ogni power bank, ci basterà collegare il nostro cavo all'uscita e collegare poi il dispositivo da andare a ricaricare. Io la sto utilizzando molto anche per ricaricare in mobilità la mia Steam Deck, che è fantastica, ma ha un piccolo difetto: la batteria non dura tantissimo e per ricaricarla efficacemente bisogna utilizzare una power bank bella forte, bella cazzuta, usiamo questo termine, e lei è super adeguata per questo scopo. E questa ragazzi è la Teclast A60 Pro, non c'è molto altro da dire, si tratta di una mega power bank che fa della forza bruta, tradotta in mAh, il suo più grande punto di forza, 57.000 mAh, che vi permetteranno di ricaricare qualsiasi vostro dispositivo elettronico più volte. Peccato però che non sia dotata di una superficie per la ricarica wireless. Con queste dimensioni diciamo che me la sarei aspettata, ma consideriamo che il costo non è eccessivo, è possibile acquistarla infatti tramite i miei link e coupon che trovate qui sotto in descrizione video, per un prezzo che oscilla tra i 50 e i 60 euro. E personalmente una power bank da oltre 50.000 mAh a questo prezzo io non l'avevo ancora mai vista. È diventata la mia power bank primaria, non quella che uso per il passeggio, ma quella che lascio in auto, quella che uso per ricaricare i miei dispositivi più esosi di corrente e di energia elettrica, e la consiglio comunque a tutti. Funziona bene, la ricarica è veloce, nei limiti di una power bank ovviamente, e non ho altro da dire amici. Se avete dubbi o domande, beh, non esitate nel chiedere lasciando un bel commento qui sotto. Io sono come sempre a vostra totale disposizione. In descrizione video vi lascio, oltre ai link per acquistare questo prodotto, anche il link per entrare nel mio canale Telegram ufficiale TechBest Deals, in cui pubblico giornalmente offerte e coupon su questo e tantissimi altri prodotti tecnologici, oltre alle segnalazioni di nuovi video, quindi entrateci subito, siamo già oltre 30.000, e il link per il mio gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia, dove siamo oltre 21.000, ci divertiamo, ci scambiamo consigli, opinioni e insomma ci si diverte ragazzi. Entrate, vi aspetto, e vi aspetto anche nel mio prossimo video sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi.